Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi si parlerà di nuovo. Sì, lo so, non c'è intro, non c'è niente. Qua si parte proprio a cannone, così, a bomba. Allora, si parla, come avete visto nel titolo, di piccoli pasticci che fate in sala pesi. E, ahimè, non sono poi così pochi. Allora, cosa ho fatto in questi giorni? In questi giorni ho tenuto un po' d'occhio la sala pesi, cosa che di solito non faccio. Mi faccio gli affari miei, anche perché non lavorando lì non mi piace scavallare, insomma, scavalcare le persone. Cosa ho detto? Ho detto mi guardo due o tre cosette che non mi piacciono, che secondo la biomeccanica non sono proprio corrette, però sono ancora credenze popolari e quindi ho detto ci spendiamo una parola in più. Partiamo subito dalla prima, quella che mi spaventa di più, gli extra allungamenti muscolari. Ragazzo, ahimè, col fisico che poverino era la metà di quello di Valentino Rossi, si mette in panca piana per fare le croci, ok? Sì, ha allungato talmente tanto ogni singola ripetizione quasi a sfiorare il pavimento. Allora, so che c'è questa idea che maggiore è l'allungamento, ovviamente maggiore è il coinvolgimento muscolare, no? Perché più lo allungo, più sento la sensazione del pettorale che mi si sta lacerando e quando vado in concentrica, quando vado in chiusura, ovviamente il lavoro sarà maggiore perché prima mi fermo, minore il ROM, quindi minore il lavoro muscolare, e questo può anche essere vero, ok? Quindi sì, maggiore l'allungamento e maggiore anche il coinvolgimento muscolare, ma non dimentichiamoci di una cosa: il nostro corpo non è fatto solo dalla fibra muscolare, c'è il muscolo, ma il muscolo è attaccato alle ossa tramite dei tendini, soliti linguaggi miei che servono popolari per fare. Il gatto è montato qua sopra e ha fatto il disastro. Miei linguaggi un poco tecnici, ma per farvi capire rapidamente di cosa stiamo parlando. Allora, io ho capito che allunghiamo e sentiamo lavorare bene il muscolo, ma dobbiamo pensare anche un po' a quello che c'è attorno, e sono le cose più delicate, perché il muscolo recupera velocemente, è la cosa che recupera in maniera veramente più repentina. I tendini, no. I tendini quando si infiammano e vanno in tendinite, quando cominciamo veramente ad aver fatto dei danni, e lì ragazzi ce li portiamo dietro, quindi ne vale sul serio la pena, e questo è quello che voglio capire e farvi capire, anche perché sì, allunghiamo e lavoriamo di più, ma ne vale davvero la pena? Ne vale davvero la pena cercare quel centimetro di ROM in più per cosa? Per guadagnare cosa? Un millimetro magari di coinvolgimento muscolare in più, magari di un ROM più chiuso, ma più sicuro? Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso andarmi a fare le mie croci tranquillamente, magari non riesco a farvi vedere, magari senza allungare all'infinito, mi fermo un po' prima, ok? E chiudo. Lo so che sto lavorando un po' meno del fenomeno che si allunga e tocca il pavimento, ma io potrò continuare a fare croci per mesi, senza bisogno di staccare. Chi invece va a ricercare questo extra allungamento, viva Dio, se non è oggi è domani che dovrà staccare, anche perché i tendini partono, l'articolazione viene, non è umano, ok? Allungare così e da qua cercare uno sforzo. Se voi dovete spostare una cosa, cosa fate? La prendete da qua e la tirate? No! Il movimento più il nostro schema motorio che abbiamo già salvato in testa è questo, no? È questo che siamo fatti, noi siamo fatti per fare questo. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che l'articolazione, che non è predisposta per uno sforzo così maggiore, un conto è far stretching, cazzo, e un conto è lavorare con i sovraccarichi. Quindi quando avete i sovraccarichi non andate ad allungare così tanto che vi fate la bua, e questo non lo voglio, ok? Non lo volete neanche voi. Quindi togliamoci dalla testa questi extra allungamenti, allungare sempre, ci fermiamo un po' prima, siamo sicuri, lo teniamo magari più concentrato in chiusura, che non succede niente e siamo tutti contenti, ok? Quindi questo è il primo punto che volevo fare, il primo punto che dovete imparare, e così cazzo no che non vi fate male. Altra cosa, questa cosa può essere applicata anche un po' agli altri esercizi, il lento magari, lo so, anche nelle spalle vi dicono scendi, e da qua riparti, ok? Abbiamo qui, cazzo, la spalla veramente sta lavorando, anche perché da qua ripartire la coinvolgo maggiormente. Torniamo allo stesso punto di prima, extra allungamento, i tendini sono al limite, cioè l'articolazione è piena di cose lì, ok? Quando noi andiamo a stressarla, allungarla e si accavallano tutte le cosette che ci sono dentro, non va affatto bene, ok? Quindi
piuttosto perché devo sforzarmi di lacerare tutto quello che c'è per coinvolgere un po' di più il muscolo? Anche qua mi fermo un po' prima a livello del mento e ci sono. Ho fatto anche un video di spalle, non so se verrà messo prima o dopo questo, andate a vederlo. Anche lì nella shoulder press non vado a ricercare l'extra allungamento della spalla dopo non essere più in grado di ripartire e di far dei danni. Mi fermo un po' prima e parto, mi fermo un po' prima e parto. Sono sicuro, l'articolazione è protetta e si va avanti a rotta di collo. E sono più sicuro io, siete più sicuri voi e sicuro tutto il mondo, ok? Evitiamo gli infortuni in primis. Lo so che sembra un demerito non allungare, fermarsi un po' prima, però non lo è. Questo è bodybuilding e possiamo farlo per più tempo se fatto con intelligenza. Tanto non è che prendete 10 cm di circonferenza a spalle se l'allungate un po' di più, quindi tanto vale che ci tuteliamo, ok? Questo era il punto veramente principale che volevo toccare, gli extra allungamenti, tutte queste cose qua che fanno veramente del male. Altra piccola cosa che ho visto negli addominali, quindi i crunch, si attaccano alla testa con le mani così e tirano, cazzo, tirano. Voi non ve ne rendete conto, ma quando vi attaccate alla nuca con le mani così e fate il crunch, magari non ve ne rendete conto adesso che ve l'ho detto, magari ci pensate quando lo fate, proprio lo percepite, ma andate a fare uno sforzo assurdo a livello cervicale del collo, perché andate a tirare con le braccia, che è un muscolo forte, e in automatico quando sente un ostacolo va in tirata e lì vi fate la bua di nuovo, ok? Quindi non andate a attaccarvi nel crunch alla testa che vi fate del male, piuttosto le mani le tenete qua, anche un po' avanti così sopra la testa, non succede niente. Quello che deve lavorare è l'addome, non le braccia o la cervicale o il collo in generale, perché vi fate male anche lì, ok? Questo più o meno è tutto quello che ho visto in questi giorni, quindi gli extra allungamenti, i crunch fatti così, ed è qua che volevo arrivare. Ma l'ultimo punto, che è quello che nessuno, ok, nessuno forse ci ha pensato e lo fanno incondizionatamente, è sbagliare la pressa. Sbagliare la pressa sembra una cavolata, uno dice ma come cazzo faccio a sbagliare la pressa? Metto i piedi, gli spingo. No, la pressa per essere fatta correttamente ha dei punti, ok? Dei punti nella quale io devo essere completamente appoggiato, quindi il pianale dove metto i piedi, tallone e punta, tutta la pianta del piede deve essere completamente appoggiata, le spalle, la testa, quindi so che durante lo sforzo viene ad alzarla, è il minore dei mali quello. La cosa alla quale voglio arrivare adesso è il culo. Il culo deve essere appoggiato alla seduta, come lo deve essere appoggiata la schiena, quindi le spalle, ok? Non alzate mai il culo dal sellino. Anche lì mi ricollego all'extra allungamento. Per aumentare il ROM e quindi avere quella sensazione delle gambe che vengono a contatto con il petto, le ginocchia proprio che toccano il petto, e avere dopo la spinta quindi un ROM lunghissimo, questo cosa comporta? Comporta un'extra rotazione del bacino, il culo si alza dalla seduta, ok? Si torce verso l'alto appunto per permettere alle gambe di toccare il petto e lì avete fatto il macello. Ok? È come aver perso la schiena durante uno stacco, è come aver fatto, come vi avevo detto, magari con i sovraccarichi a schiena persa, delle tirate di proprio da mongoloide, ok? Stessa cosa. Un sacco di voi mi hanno scritto, Danny, dopo che faccio la pressa ho male alla zona lombare, com'è possibile? Cioè non sto facendo squat, non sto facendo stacco. Quello lì è il problema, ok? Il problema è che durante l'allungamento, durante la chiusura, staccate il culo per aumentare il ROM. E quello non è il problema avviene durante la spinta, quindi quando andate a ritrovare la posizione siete talmente accartocciati su voi stessi, con le gambe che vi schiacciano il petto, il culo, ok, che si è staccato dalla seduta, quindi retroversione del bacino, andate in spinta, il bacino si rimette in posizione e durante il riposizionamento, ok, con la spinta delle gambe e tutto quel sovraccarico che c'è nella pressa, ok? Il suono rende l'idea, la colonna vertebrale ha uno sforzo assurdo, i dischi delle vertebre tendono a schizzare via, ok? Come i dischi dell'hockey quando vengono sparati con la pala, quindi mi raccomando, quando fate la pressa, che sia 45, che sia la tradizionale, che sia qualsiasi sia, ok? Schiena, e non riesco a farvi vedere comunque, culo, spalle, per fortuna i pantaloni, culo,
spalle, testa, la gamba, ok, arriva vicino al mio busto, ma arriva in maniera naturale. Se mi si ferma a 40 cm, perché sentite che già il culo si stacca dal sellino, vi fermate a 40 cm, ok? Che non è una gara su chi allunga di più. Voi dovete pensare a costruire il muscolo, a far crescere le gambe, non a fare i giocolieri, allungarvi, accorciarvi. Spero di essere stato chiaro. Se ho fatto dei pasticci, perché io i video non li riguardo mai, io li registro dopo li carico, non c'ho tempo. Se ho detto qualcosa, ho saltato qualcosa, me lo scrivete, magari nel prossimo video o magari nei commenti vi rispondo e vengo incontro anche a queste mie lacune, perché non sono uno youtuber e non me ne intendo tanto di queste cose. Infatti le mie registrazioni fanno cagare, le luci sono sbagliate, è tutto scuro, ma oh, accontentatevi. Ah, Gesù Santissimo, l'unica cosa alla quale punto è salvarvi la vita. Ehi, sulle spalle mie, perché sono tutte cagate che ho già fatto, come dico, non è che me le sono saltate quelle robe lì, tutte me le sono prese, quindi andate tranquilli, ci penso io a voi, spero.